Presidente Musumeci, oggi viene ufficializzata con le firme la sua candidatura alle primarie del centrodestra. Centrodestra che deve, per volere vincere, per vincere, deve presentare unito e compatto. Ma io sono convinto che le primarie siano lo strumento più democratico per arrivare alla individuazione di un candidato unico, unitario. Temo che qualcuno all'interno della coalizione voglia defilarsi, nonostante abbia assunto il mese scorso l'impegno a partecipare alle primarie. Sono contento perché il nostro movimento ha creato mobilitazione, entusiasmo, attivismo in tutte le parti della Sicilia. Abbiamo raccolto decine di migliaia di firme a sostegno del candidato. Voglio augurarmi che le primarie si facciano e questo lo sapremo con certezza lunedì 27, quando scadrà il termine per la presentazione delle candidature. Se qualcuno vorrà far saltare le primarie, mi chiedo e la gente si chiede come si troverà il candidato unitario. Beh, questa è una domanda alla quale qualcuno vorrebbe rispondere nella maniera più semplice: tre compari attorno a un tavolino. Vuol dire che i compari non hanno capito che il mondo è cambiato ed io al tavolino con i compari naturalmente non ci sto. Resta defilata appunto fino adesso la posizione di Forza Italia. Berlusconi non è stato mai favorevole alle primarie, sta rispolverando qualche nome da imporre tra virgolette all'elettorato siciliano? Se Berlusconi ritiene che la scelta migliore sia quella di imporre un nome, beh, in Sicilia noi i nomi imposti da Roma non ne vogliamo, vogliamo che siano i cittadini a scegliere il candidato liberamente, con delle regole chiare. Berlusconi vuol dire che perderà o avrà perso una buona occasione per consentire alla gente di potersi esprimere con un ruolo da protagonisti invece che da inerti spettatori. In ogni caso noi andiamo avanti, è chiaro, ormai la macchina è partita e spero che chi verrà dopo vorrà seguirci, perché altrimenti chi fa saltare le primarie vuol dire che lavora per far perdere la coalizione, per far perdere questo centrodestra che io ho immaginato allargato anche ad ampi settori della pubblica opinione di sinistra, che non vuole più sentire di Crocetta e di PD e che potrebbe riconoscersi in un progetto trasversale, in un progetto di governo alternativo. Ultima domanda, lei lancia un segnale di grande rispetto istituzionale lasciando la carica di Presidente della Commissione regionale antimafia. Lei non è un professionista dell'antimafia? Sì, penso di non esserlo mai stato. Nei momenti in cui nessuno si dimette in politica io lascio un ruolo importante, prestigioso. La Presidenza dell'antimafia richiede equilibrio, sobrietà e spirito super partes. Tutte e tre questi requisiti non si conciliano con chi deve fare una campagna elettorale che si annuncia velenosa e che sarà lunga, estenuante e faticosa. Quindi io faccio una scelta che non è utile ma che è giusta, perché non voglio che la Commissione antimafia possa essere strumentalizzata in campagna elettorale, per cui già domani presenterò le mie dimissioni dopo 4 anni di impegno intenso alla guida di una commissione che è servita, ne sono certo, a restituire fiducia da parte della gente ad una politica che negli ultimi decenni ha perso la sua autorevolezza, ha perso la propria funzione, è venuta meno al proprio ruolo. Anche questo è un motivo perché l'etica possa arrivare prima del codice penale, ecco, quello che è mancato finora alla politica. Lascio la Commissione antimafia per tuffarmi a tempo pieno in una campagna elettorale che mi vedrà in giro per tutti i comuni dell'isola a parlare e ad ascoltare la gente.